Benvenuti, siamo nel cuore allegro di Napoli, siamo nei quartieri spagnoli, qui per raccontare la storia di una donna che a un certo punto della sua vita si licenzia, era un'insegnante, per dar vita a un progetto di rigenerazione urbana e soprattutto avviare una scuola che avesse come obiettivo la giustizia per i bambini più in difficoltà. È la storia della Fondazione Focus e della sua presidente Rachele Furfaro. Ma innanzitutto parliamo della direzione Impact e conosciamo l'ufficio Iniziative Impact con la neoresponsabile Maria Carla Trogolo. Dal 1 luglio sono alla guida dell'ufficio Iniziative Impact. Arrivo da un mondo totalmente diverso perché prima di allora ero la responsabile del personale assistenza rete della direzione regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna. L'ufficio ha due anime, l'Impact Design Evaluation e l'Impact Development Relationship Management. Di cosa ci occupiamo? Avrete di certo sentito parlare di ForFunding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa San Paolo, la piattaforma che consente di raccogliere fondi a sostegno di progetti e iniziative delle varie ONP. Seguiamo anche i prodotti di impatto, i prodotti che consentono l'accesso al credito a persone che diversamente non potrebbero accedervi. Un esempio fra tutti è il Per Merito, il prestito dedicato agli studenti. Abbiamo lavorato molto in quest'anno, in questi ultimi mesi, anche alla rilevazione dell'impatto, quindi alla rilevazione dei benefici futuri che le iniziative che abbiamo sostenuto verso i clienti del terzo settore potranno avere nei confronti della comunità. È un lavoro che abbiamo iniziato ad impostare, il primo report è uscito a agosto, ma che continueremo a sviluppare nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi lavoreremo anche sulla diffusione della conoscenza dei prodotti e delle iniziative di Impact verso tutti i colleghi della Banca dei Territori. Abbiamo organizzato più sezioni Vivi Chat che sono programmate di qui a fine anno. Queste alcune attività dell'ufficio Iniziative Impact. Intanto che cosa accade per l'area terzo settore che ospita la Fondazione Focus? Abbiamo ascoltato Anna Maria Giordano. Questa volta abbiamo una novità importante perché abbiamo aperto una nuova filiale su Enna e quindi in un territorio vasto come quello di Campania, Calabria e Sicilia ci è consentito un maggior presidio con 8 filiali nelle quali sono impegnati 80 colleghi al servizio di circa 18.000 clienti. È un territorio che, seppur con le sue peculiarità, registra un grande fermento e molte sono le iniziative in corso che stiamo seguendo. Tra queste mi piace ricordare quella della cooperativa sociale Thomas More di Palermo, che sta acquistando e ristrutturando un immobile di proprietà di un ordine religioso per creare un complesso scolastico all'avanguardia che va dalla scuola dell'infanzia al liceo. A seguire le vicende della Fondazione Focus, la filiale di Napoli in via Toledo che si affaccia sui quartieri spagnoli. Abbiamo intervistato la direttrice. La filiale di Napoli è in via Toledo, di fronte ai quartieri spagnoli nel centro della città. Oramai siamo diventati un punto di riferimento per il terzo settore. In questo momento stiamo seguendo con particolare attenzione il progetto Quartieri dell'Innovazione, un bando emesso dal Comune di Napoli rivolto sia ad organizzazioni già esistenti, ma soprattutto a gruppi informali di cittadini che insieme si sono uniti per costituire nuove organizzazioni e sviluppare dei nuovi progetti di innovazione sociale, soprattutto su quei territori, municipalità a più forte disagio sociale. Per esempio Napoli Est, la zona Ponticelli, oggi grazie a questo progetto può contare sulla partecipazione attiva di almeno 50 persone che si prendono a cuore dei problemi sociali del territorio. E siamo alla storia della Fondazione Focus e della sua presidente Rachele Furfaro. Che cosa è successo qui nei quartieri spagnoli quando è arrivata questa donna con carattere deciso ma dalle idee gigantesche? E che cosa c'entra l'arte, lo spettacolo, la cultura, i mestieri con l'avvio di una nuova scuola? Vediamo il prossimo servizio. Un percorso affascinante quello che da via Toledo ci conduce alla Fondazione Focus in via Porta Carrese a Monte Calvario nei quartieri spagnoli di Napoli. Uno scorcio di vita e colori, bandierine, murales, turisti, pizzerie, pane stesi ad asciugare e case di sante popolari in quella che viene definita una periferia anomala, periferia nel cuore della città. È qui che incontriamo Rachele Furfaro, presidente della Fondazione, esperta di pedagogia, 66 anni di passione civile, tempo e azioni spese per costruire modelli di uguaglianza educativa. Presidente, le tappe più importanti della sua vita?
Quelle più importanti sono sicuramente l'immissione in ruolo nella scuola di Stato nel 78, dove, da cui però io mi licenzio nel 91 e do vita a quella che poi sono diventate un network di scuole, do vita alla prima scuola a Napoli che nasce da una ferita, dalla ferita di me bambina, che però entrata nella scuola di Stato oggettivizza dei problemi e quindi pensa di dar vita a una propria idea di scuola, che chiaramente guarda alle esperienze più innovative, quindi guarda ai filosofi attivi, alle scuole che non costringono nel chiuso di un'aula i processi, ma che non siano trasmissive, quindi noi abbiamo dato vita poi ad un percorso di scuole attive che non limitano il sapere, ma mettono in vita processi. È Cioè, questo il significato della parola attiva, scuola attiva? la scuola attiva significa rendere attori del proprio processo di crescita i bambini, È un modello mentre che noi deriva da? deriva da Dewey, che è stato il fondatore delle scuole attive, a cui poi hanno aderito De Croly, Célestin Freinet in Francia, Danilo Dolci in Italia, Mario Lodi, la Montessori stessa. Anche Don Milani nella lista delle personalità maestre di vita e di pensiero educativo in un luogo, quello delle scuole della Fondazione, dove non esistono campanelle né competizione, ma tavoli lunghi o nessuno per condividere e partecipare. Il progetto Quartieri Spagnoli nasce nel 2013 e nasce quando io mi dimetto dalla situazione pubblica, come dire, non sono più assessore, non sono presidente del Napoli Teatro Festival Italia. E nasce perché esisteva questo spazio, un bellissimo spazio che le suore, le figlie della Carità avevano dismesso, stavano dismettendo e avevano anche messo in mobilità 21 persone. Mi chiamarono perché volevano che all'interno di questa struttura io facessi nascere un'altra scuola. Entrando qui dentro mi sono sentita, come dire, invasa da questo spazio enorme, ho pensato non ce la posso fare. E invece lì ho avuto un'intuizione, ho chiamato il dottore Quaglia, che è stato il direttore della Biennale di Venezia, e insieme abbiamo pensato che questo spazio poteva rivivere, ma pensando, immaginando per questo luogo più funzioni. Alla Fondazione Focus si insegna ad essere parte attiva della vita sociale attraverso le cosiddette life skill, puntando su creatività, collaborazione e pensiero critico. Oggi, ricorda la Presidente, qui abbiamo dato vita a educazione e lavoro grazie alla mixité, lei dice, alla contaminazione di ambienti sociali diversi, un progetto basato su tre linee guida. Una era creare autoimpresa. L'altra era lavorare sulla mixité sociale e inizialmente è stato molto difficile perché tutto quello che abbiamo messo in piedi l'abbiamo fatto senza fondi pubblici, non c'è una lira di fondo pubblico qui, quindi abbiamo dovuto coinvolgere imprenditori, i primi imprenditori siamo stati noi, la scuola dalla parte dei bambini, che ha voluto proprio sperimentare se un modello educativo portato dentro la scuola, un modello innovativo di scuola attiva, portato su macro scala, potesse funzionare su un territorio per riqualificare il territorio e quindi anche lo spazio interno. Ed è quello che abbiamo fatto. Cioè, abbiamo lavorato, dicevo, su queste tre linee, le prime due gliel'ho dette, la terza era coinvolgere imprenditori che entrassero qui e sposassero il progetto e che con noi facessero vivere questo luogo. Tra i partner della Fondazione Focus anche Intesa San Paolo, cita la Presidente, insieme per progetti contro il bullismo e il cyberbullismo. Qual è stato il momento più difficile nella realizzazione di Focus, le chiediamo. Far capire da alcune mamme del quartiere, ci racconta, che lasciare i bambini qui a scuola era necessario per sganciarli dalla malavita locale. E certamente, aggiunge, anche il tempo della pandemia. Dal 15 ottobre 2020, mentre tutto il resto dell'Italia andava a scuola, noi siamo rimasti a casa, i nostri bambini sono rimasti a casa fino al 26 aprile 2021, quando il TAR, su nostra richiesta, poi si è espresso e ci ha fatto tornare a scuola. E noi abbiamo fatto lezione sì per strada, in tutte
tutte le piazze, abbiamo occupato le piazze, le scale, i balconi, le terrazze, devo dire anche sempre molto seguiti dalla polizia che ci chiedeva ma state facendo scuola? Dico, guardi, noi stiamo per strada, come stanno tutti per strada. Poi che noi, la Montessori diceva che la scuola è dovunque c'è un adulto che si prenda cura di un bambino, sì, allora facciamo scuola. Oggi la Fondazione annovera tra i suoi fiori all'occhiello il primo nido del quartiere, le scuole, le cooperative interne, oltre 200 i posti di lavoro creati in uno dei quartieri, dice la Presidente, dove c'è il più alto tasso di illegalità tra i giovani. E la collaborazione di istituti storici che si affacciano a Focus, quartieri spagnoli, per condividerne il progetto. Ospitiamo l'Accademia di Belle Arti, che porta qui 750 ragazzi e quindi ci sono i docenti universitari. Abbiamo all'interno la sede del Napolista, che è un giornale, qui sono giornalisti, ci sono i notai che fanno la scuola del notariato qui e quindi questo significa creare quella mixité sociale che fa uscire dal ghetto un quartiere come questo. 20.000 metri quadrati di impegno per gli altri, per insegnare a vivere innanzitutto, tanti anche gli accordi internazionali con la Spagna, ad esempio. Abbiamo un accordo con l'ambasciata di Spagna che abbiamo voluto qui perché questi quartieri nascono per loro, quindi Pedro de Toledo li fa nascere e con loro facciamo la rassegna cinematografica, abbiamo una galleria d'arte, abbiamo una biblioteca, è stata la prima biblioteca aperta nei quartieri spagnoli che è aperta al pubblico, siamo una biblioteca pubblica gestita da privati, ma siamo pubblico. E poi una pizzeria, gli eventi, le giornate dedicate all'ambiente, gli orti sui terrazzi, in una zona che ha la più bassa concentrazione di verde in Europa, aggiunge la Presidente, la trasformazione degli spazi, i futuri garden lab e le nuove aule in fase di realizzazione, per migliorare la condizione di quella parte di cittadini che sentono di aver perso la loro possibilità di futuro, dirà Rachele Furfaro, nel ricevere in particolare il premio internazionale Guido d'Orso, con il patrocinio del Senato, dedicato agli innovatori del Mezzogiorno. E allora, concludendo l'intervista e riprendendo il titolo del format, che cos'è il bene comune per la Presidente Ma Furfaro? questo è un bene comune, direi, perché qua il bene comune sono luoghi e farsi luogo in un'epoca in cui la frantumazione del senso comunitario non c'è più, farsi luogo e fare in modo che quel luogo diventi nutrimento per l'anima, per la mente, accessibile a tutti, aperto a tutti, questo è un bene comune. 20.000 metri quadri di vita e attività. Vi ricordo il sito della fondazione focusnapoli.it. Se venite a Napoli, tappa ai quartieri spagnoli e alla fondazione Focus per capire quanto c'è di bello in questi posti, quanto si può fare di bello in ogni luogo per tutte le generazioni. Grazie per averci seguito e alla prossima.